涙よりも優しい歌を悲しみよりそのぬくもりを You think you know me? On this day Buongiorno, buonasera ragazzi, benvenuti in un nuovo video, con me c'è Dario. Ciao ragazzi. E con me c'è anche questo coso a schermo, finalmente, l'ho shardato. Non so se dirvi in quanto o farvelo vedere perché rischio insulti, perché credo di aver fatto un rate stranissimo, ma in positivo, perché non l'ho trovato, ma va bene. Ma l'ho shardato in 3.30. Mai visto una cosa del genere? Però è andata così, è andata bene. E il personaggio non l'ho ancora provato sul mio, lo proveremo insieme adesso e tra parentesi devo anche skillarlo, ma tutto questo proprio a testimonianza di come ho intenzione di farlo, perché se in questo periodo abbiamo avuto modo di vedere Pesciolino da in tutte le salse, sinceramente lascio anche un attimo a Dario dare la sua opinione verso i free to play, perché questo video lo dedico un pochino a Zanzi, che è tipo una persona meravigliosa che gli piace un botto giocare a sto gioco ancora, quindi rispetto pienamente quel ragazzo che però è indeciso se farsi pesci o partita. Ora, prima di lasciare la disamina di Dario su pesci, vi dico, partita è stata ulteriormente buffata, sì, questo è quello delle skill. Le è stato aggiunto che quando usa il duello diventa immune a qualsiasi tipo di control per due round, non azioni. Quindi non è veramente tanto come buff, però a me continua a fare strano che continuino a buffarla nonostante ormai sia uscita e continuano a dargli roba, a aggiustarla, a cambiarla. Non so quanto fidarmi, ecco, di partita. Dario, tu invece di Pesciolino cosa hai potuto vedere in queste live e soprattutto chi diresti tra partita e Pesciolino? Allora, partiamo da una premessa. E ci troviamo in una situazione molto simile a quella accaduta circa 6 mesi fa, quando uscirono forse l'ordine era inverso, però comunque abbastanza simile, quando uscirono Oneros e Shura DC, uno di fila all'altro. Qui è uscito prima Pesci, poi partita. Il problema è che l'esse che richiede tanti tomi, l'SS richiede una cifra spropositata, e ovviamente per i free to play è complicato farli entrambi. Il problema nasce, io normalmente direi sempre, e l'ho detto anche a settembre, di farvi l'SS, però a 6 mesi di distanza è abbastanza evidente che era sbagliato farsi Oneros, era giusto farsi Shura. Il problema è qua cos'è? Sarà di nuovo la stessa situazione o sarà questa volta partita quella che vincerà la sfida con Pesci? Dillo che stai per dire la partita. Sì, ho cercato di evitare la ripetizione. Il problema è che l'SS è totalmente irrecuperabile per un free to play soprattutto, ma anche per penso per chiunque ormai, penso veramente per chiunque. Se decidete di saltarla, saltate e basta, perché tanto lo sappiamo, non sarà un personaggio che potete dire ah, però è proprio forte, però riesco a portarmela 1-3-3-3 e comunque fa il suo. No, dovrete, se è forte dovrete skillarla. Allora, in questo c'è un però, attenzione, in questo per una volta c'è un però. Partita ha un vantaggio particolare, pare, perché ovviamente a parte i cambiamenti perenni bisogna provarla da noi, però è un SS un po' come era Alon o come era Poseidone, cioè con richiesta, un po' come Pesci adesso in realtà, con una richiesta di tomi un po' particolare, mettiamola così, però ovviamente raga, con le pinze. Poseidone per il periodo che è uscito richiedeva tantissimi tomi. Sì, per il periodo in cui è uscito. Quindi non andrei le stesse economici furono i due gemelli, Hypnos e Thanatos, erano
specialmente Thanatos, ma anche mi pare Hypnos. Thanatos era 1-1-4-4, già faceva le sue cose ed era molto moderato come, come costo. Io non immagino che partita sarà una roba del genere. Dubito che non avrà almeno una skill da portare a 5, però no, 5 una sì, per forza. Tutto ormai. E quindi già quella sono 20 tomi, cioè, capiamoci. Recuperarla fuori dal rebate è super complicato. Pesci è forte, però per un free to play che quindi difficilmente gioca con due comp, forse si può, se non mi aveva ascoltato e Ashura, probabilmente può permettersi di correre il rischio di andare su partita, però se invece si trova che non aveva Ashura e ha Oneiros, spero che riesca a finire Thanatos adesso. Allora, però, la cosa diversa e particolare è che molti sono entusiasti di pesci, di molti free to play. Cioè, dicono però, che comunque sposta tanto le partite. Da free to play io non ci credo. Allora, skillano comunque tanto. Allora, io adesso, come avete visto, l'ho skillato, l'ho fatto in live così, 3-3-4-5. Non è in fornace al momento, ma non andremo a mettere ovviamente prima di fare. L'ottavo senso l'ho appena finito. Attualmente di Cosmi, io sinceramente, sicuramente i Baroque, ma non so quali darli, perché ovviamente ce le ho doppia speed, le avevo fatti, eccoli qua, intonsi proprio, come potete vedere. Non so se li andrò ad utilizzare su di lui, non penso sinceramente doppia speed, perché lui comunque deve girare abbastanza dietro. No, beh, in realtà si è visto come l'ha giocato, cioè, vabbè, ha giocato Fakir, non ha senso, e Fakir, però la poteva fare su lui quella build, è vero, però il concetto di pesci è che vi serve il più veloce possibile che stia dietro quelli che consumano mana, non vi serve come il vecchio pesci che sia l'ultimo lento, vabbè, il vecchio pesci poi partiva da 20 di speed, quindi cioè, era impossibile portarlo veloce. E lui può essere moderatamente veloce, il punto è un personaggio molto randomico, se non lo skillate alta la bianca, il danno che fa dipende tutto dagli stack che mette, però gli stack, se non avete le skill alte, sono casuali, non lo so. Io adesso non lo skillo al massimo di quello che posso skillare, anche perché ci metteremo un secolo a trovare tutti i cosmi. Cosa che influenza secondo me tantissimo la vostra possibilità di scelta è anche il fatto che voi abbiate Shura, lo Shura nero, Shura surplice. Cioè, tutti e due gli Shura in realtà influenzano pesci, ma in modi diversi, perché se siete free to play avete Shura DC ben messo, voi il vostro DPS forte l'avete, è vero che magari ve lo bannano, però contando di avere Thanatos presto riparato, se non già subito riparato, più Shura DC, probabilmente pesci non vi serve. Se avete Shura surplice però ben fatto e riparato, il pesci diventa molto più fiabile, perché gli dà degli scudi che non sono poca roba. E infatti il discorso è proprio quello. Dopo sinergizza bene con Shura, quindi dipende molto da come è messo il vostro account su altri personaggi, così è saltato una parte secondo me, ovvero che Pesciolino comunque ha bisogno di alcuni RC tipo Atena, perché ha bisogno di mana e non tutti i personaggi tipo Doko sinergizza bene per i Bleed e roba varia, ma le energie che dà Doko sinergizza nell'altro senso, è pesci che baffa Doko più che Doko che baffa pesci. Sì. Ora io faccio un esperimento, perché però, come sapete, ricordiamoci una cosa, che Doko comunque avrà un RC relativamente a breve oltretutto, quindi se voi avete Shura surplice riparato ben messo e Doko in arrivo, pesci diventa piuttosto invogliante, questo è vero. Se io vi dico solo una cosa, questo io è senza non mi immagino un free to play però che abbia Shura, per quando è uscito Shura. Scusate, aspetta, base. Dario, questo è senza fornace. Com'è possibile a 108k di vita gli ho messo dei cosmi a cazzo?
Ma perché ha tanta vita di suo, tutto sommato. Cioè, No, ha beh, comunque vicino ai è 16K di suo. veramente senza senso, secondo me, la Poi vita il che hanno suo tempio, costruito. mi avete detto che è un tempio di quelli vecchi, quindi ce l'avrai al cap. Sì, è accappato, per l'amor di Dio, però. Allora, io E ammetterei con un fracco di Blue Delta. stelle. Sì, le stelle sono una marea. Allora, io l'ho messo in Blue Delta in questa prima prova, poi lo proverò in Daffodil perché mi è piaciuto un commento sotto che io non avevo proprio pensato al Daffodil come cosmo. Potrebbe anche essere abbastanza carino. Il problema di per cui non lo metto ancora né in Tuored né in Neverender è perché non ho idea di dove piazzarlo. Perché qual è il problema? Nel mio account, l'avete vista prima, la speed è sui 570 con cosmi bene o male, non buonissimi. Raffoli per fare da debuffer da No, Daffodil è quello che meno vita ha e più fa male. ah no Che è solo per i fisici, quindi... Ho beccato un Nexus. È un tormento ormai. Allora, facciamo così. perché una cosa che stavo pensando che potenzialmente se lo giocate in un blue team potreste fare la pazzia, ma portarlo a Hyacinth per Vabbè, debuff. no, non diamo queste idee per favore, perché non sappiamo né come Ma l'ho stacca detto né che cosa. d'accelerator, ho detto Hyacinth. Vabbè, ma siamo lì, eh. Ma Hyacinth, cioè, se voi siete piccolini, lui riempie di debuff tutto il team avversario, vi aiuta a tankare. Tanto nel Blitz Team tecnicamente non è lui il DPS, cioè lui è il Eccolo il terzo. Blitz Team, adesso lo vedete Cioè, all'opera. lui probabilmente nel Blitz Team rischia di essere qua la quarta fonte di danno potenzialmente. Rischia di essere un bel palo in quel posto. Dunque le comp a cui ha dato vita, cioè il ritorno di Aiolos messo come qua con Shura, che però poi lasciano pulire a pesci, è comunque un personaggio che apre molte comp che prima erano inutilizzabili, eh. Adesso hanno preso un po' di senso alcuni personaggi che prima non ne avevano. Aiolos, non dire, cioè, il senso di Aiolos è sempre quello, è un personaggio che era da mezzobalena perché quando è uscito era difficile avere Tomy, e che tanti si gioca soltanto per buffare Shura, insomma non era un personaggio consigliabile, però non è che fosse un bidone, No, no, semplicemente era un no, personaggio bidone di non è mai nicchia. stato, esatto. Cioè, Però adesso invece prende un piede molto diverso. Il mio pesci, comunque, ve lo dico, probabilmente avrà la rosa bianca quando shardo l'altra copia, gli faccio la bianca a 5, ma per ora non ho intenzione di portare di più. Non perché effettivamente non le sfrutti, perché su quello sono stato molto sorpreso del danno che riesce a fare il personaggio, però sì, sono un po' di però, mettiamola così. Flip! Ciao Shura! Ringraziassi di essersi velato pesci perché altrimenti era pesci il target principale. Yassin te lo mettiamo qui e adesso vediamo come se la cava. Un mana per la bianca. Ci sono tre target solo visibili, quindi mi aspetto che... Vediamo un po' quante volte entra. La rosa bianca è a 4, eh? Ta ta ta, entra tutte e tre le volte. Boh, morto manicotto. e i debuff però Cioè, mo è morto anche Aiolos perché sono esplosi 5 stack di bleed. Giustamente. E il base era 3 ed è entrato. La differenza di account. Non mi ha fatto un cazzo. sì, ha È morto fatto Kyogre perché Kyogre era già lì. Lì per il morto. Ma però no, ho l'impressione che non abbia il Blood Elf non funzioni No, sulle non rose funziona. aggiuntive. Non funziona sulle rose aggiuntive. Non ci Quindi sono non stack funziona per neanche aggiungere. Hyacinth, occhio, in Accelerator se siete Mette una imparati di sola stacca a personaggio. solo sull'attacco base Mette sembrerebbe. una sola stacca a botta. Però il problema è che noi possiamo essere certi perché le rose vanno a caso. Io Ma non posso una nera mi saperlo. sembra che l'abbia tirata e non vedo debuff sugli invisibili, quindi che però il danno Adesso. della nera se la sono presi. Sì, Quindi quello è vero. non funziona il Blood Elf. Che non so se è un male, sai.
No, probabilmente è un bene che non funzioni. Comunque, come avete visto, Pesci è un personaggio che ha il deficit di account più alto di tutti quanti. Ho guadagnato uno scudo grazie a Sura Surplice, che era indecente per un DPS, solo che ha una vita altissima lui dalla fornace presa così, anzi mo ve lo faccio vedere a livello di statistiche, che non ve l'ho fatto vedere dopo averlo messo in Vabbè, fornace. forse perché il fight è stato breve. Io pensavo che avrebbero. Beh, Doku avrebbe fatto di più. Il secondo turno, ma almeno c'era più un team. Sì, ho fatto solo una UE di Doku, non... e poi lui aveva due velati, quindi non aveva uno stack di bleed messi da pesci. Dovevo togliergli il Brodef, non ci ho pensato. In praticamente in questo momento è come se non avessi un centrale. Giusto per Sì, capirci, eh. No, è come se non ho il centrale su pesci in questo momento. questo è il danno che farebbe con un centrale difensivo. Sì, con Fuchsia, per esempio. Questo è il danno di Fuchsia. A voi sembra normale? A me no. Io vorrei avere contro un tanto, spero sinceramente. Allora, l'altra considerazione che voglio farvi è che Radamante in quella circostanza, non avrebbe, non sarebbe sopravvissuto nemmeno Radamante, che è il DPS fisico più alto a difesa del gioco al momento. Non ce l'avrebbe fatta a resistere. Il problema qual è di conseguenza? È un personaggio pesci che è molto molesto, ma molto situazionale. Perché, esempio del mio avversario, aveva messo... Vi faccio le stats. Vabbè, faccio le mie. Aveva messo due, un invisibile che era Però prima Gigamon. non hai mana, però. Per Per fare cosa? Ho fare. mana, ho mana. Riprendo uno da. Riprendo due da Ofiuco. Ah no, ce l'hai il. Pensavo non avessi proprio il Marshfairy. C'è la Sasha, il mio Marshfairy è sempre Sasha. Ah, ok. Allora, in questa circostanza. Io voglio provare a giocare senza velarmi i pesci. Non penso sia una buona idea, lo dico da subito, però siamo qui per fare delle prove, quindi. Tanto il base di Thanatos me lo devo prendere per forza, quindi un ricochet. Quindi il mio mana è tutelato. Io ho tre rose, ovviamente, ho speso tre energy, non perdo ancora granché vita. Le stazze del mio pesce attualmente sono queste. Più 114, quindi avete visto il buff. Più attacco lo porterò a 18.000 probabilmente. Diciamo che se avessi effettivamente il fucsia, sarebbe meglio Sì, di non questo morirei danno. mai, anche perché ho difesa altissima in questo momento e un lifesteal del 30% grazie ai buff che ho anche in game. Allora, questo Thanatos è Never Ending Death, tutto pierce e tutto quanto. Perfetto. Fon fornace, 1032 è appena fatta, è bassa di conseguenza la fornace. Tutti si velano pesci. Ora, tu mi devi spiegare. Ah, vabbè, perché gioco prima e hai paura che te lo uccida. Può essere, però mi sembra un po' eccessivo come No, e valutazione. beh, tu giochi prima persino di Sirio. Sì, però è eccessiva la valutazione, nel senso che io non vado ad attaccare pesci, sinceramente, cioè di pesci me ne frega meno di zero. Io vado ad attaccare Serafina. Cioè, secondo me dietro pesci si sta creando, ma da parte anche di chi gioca, una mentalità come se dovesse essere lui a fare le cose, ma per me non è così questo personaggio. Io continuo a dirvi, per me questo si gioca solo con la bianca attiva. Non vorrei attaccare. Vabbè, ma tanto non hai il contrattacco. Adesso tutti con zero stack. Vediamo che succede. Pure per il Bloodelf. Tutto il sanguinamento è sempre entrato. Bloodelf è entrato una sola volta, quindi non stacca. Vedete la sua cura che intanto lo porta su di vita. È entrato una volta sola. Cioè, È Serafina non è entrato, stata più attaccata. però anche su Sirio è entrato. È Sì, l'ha strano. devastato. È random, veramente. Vedete, i danni sono random perché io ho mirato Serafina, ma non l'ho più ricolpita. E niente, ho vinto così. Cioè, non ha senso questa scena. Questa No, scena è è irrispettosa esatto. verso chi mi segue da secoli, No, che ma sa che queste cose non No, succedono. l'icona Sodambu è esattamente quello che avevo detto quando è uscita Serafina. Serafina, È sì. un personaggio de merda, perché Di non si può solito. fare un personaggio che può congelare da solo tutto il team avversario senza nessun ritegno, senza nessuna meccanica, prerequisiti Vabbè, c'è da dire a del mia discolpa che non succede quasi mai. A mondo. No, hai ragione. Ma io me, infatti perlomeno. io ve lo dicevo, se io giocassi Serafina non la vedrei.
perché la bannerei sempre, perché non puoi vedere una partita che muore così, perché lei si sveglia e congela tutto un team. Allora, Pesci senza Cosmo centrale sta tankando veramente troppo. Cioè, io a questo punto vi dico, il Fuchsia non è una cattiva idea, ma solo perché, vabbè, danni non esistono. No, vabbè, perché tu eri più grosso di lui di account, probabilmente. Sì, sì. Ma è il problema che vi dicevo, cioè, zero. Vabbè, non ha potuto attaccare. Appunto! Però il problema di Pesci è quello, cioè non si può portare una comp focussata su Pesci, cioè non è uno Shura per D, per quello per me non Vabbè, è un personaggio forte come Shura. La sua aspetta, le metto il coso. Non era focussata su Pesci, era una comp simile alla tua. Che aveva. Ma perché si velano Pesci allora? Ha perso per quello. Ma non ha perso per quello, Krim. Vabbè, sì, l'ho congelato tutto. L'hai congelato però. Tutto il team. Però se ti veli Serafina, ma però anche lui, se si vela Serafina, al posto di velarsi Pesci. E cosa cambia? È che fa la UE anche Pesci. Lui. Ma era congelata. No, la fa comunque. Le azioni extra turno le fa uguale. Attenzione. Vabbè. Quindi per quello dico, almeno sopravvivete col personaggio che vi serve sopravvivere. Cioè, per favore. Imparati i target, cioè Pesci non mi serve una minchia. Allora, proviamo così. Non sono ancora cosmi buoni. Io ripeto, questo Pesci ve lo sto facendo vedere un po', tra virgolette, nerfato. Perché non voglio passi l'immagine che Pesci sia forte quanto Shura. No, è più forte Shura. Ma perché può tirar giù un team? Pesci è random. Se la gente imparasse a fare Pesci, le cose... Pesci può tirare giù un team. Sì, ma perché però la gente si vede ai personaggi sbagliati, i target sono fuori, gli scudi esistono, no, le riduzioni esistono. Non li gioca nessuno. Nessuno. Non è tanto lontano da Shura. Diciamo che Shura è più prevedibile di Pesci. Sì, almeno i target sai quali sono. Io ti lascio Underworld perché così voglio vederlo. Io però vi dico, secondo me è che molta gente va in totale panico quando vede Pesci, perché Pesci tutti quanti non capiscono che ha dei target che lo obbligano a non fare un cazzo, perché se voi vi portaste delle cazzo di riduzioni, che siano Fiuco, che siano Shion, che siano Toro, contro non le abbiamo mai viste, ma già anche Sasha. È ovvio che vi sembra che faccia danni devastanti, se vi porto Pesci vecchio fa gli stessi danni. Cioè, che cazzo i team fateli però con una cognizione di causa, perlomeno. No, ma bannata Serafina, sì, mi serve... Va bene. Allora, dove sei, Ilerino? Ilerina? Ecco. Underworld. Ah, no, ma c'ho Fiuco, che cazzo porto, Ilerina? Sushi? Ah, portiamo Manigold. Almeno è uno spreco di... cioè, fa energy consume. Vi serve anche uno spender per giocarlo ed è complesso, cioè c'è un Fiuco nel mio caso che però ridà parecchio mana. Oh, questo è un team un po' più sensato, almeno a livello anche di riduzione di danno e un minimo di tutela, quindi vediamo un po'. Tra l'altro non abbiamo pensato, ma bisognava far vedere che Pandora ha un'interazione strana. Io lì non ci voglio mettere bocca fino alla patch, dopo la patch ci metto bocca perché è assurda, non deve funzionare così questa cosa. Allora, vi faccio vedere la differenza. Io ho 200 di piercing in più di lui, 150. Ma anche degli altri due, più o meno quella la differenza. Quindi, so che può sembrare tanta, ma non è tanta in realtà. E ve lo dico solamente perché Pesci sta facendo una differenza già importante con questa poca differenza. Per quello dicevo, è molto sensibile alla fornace. Molto, molto sensibile alla fornace. Beh, adesso lo vediamo con un centrale. Bisogna tenere presente che tutte le volte che si parla di differenza di pierce... È il doppio, la differenza. Sì, sì, per l'amor di Dio. Se io ho 100 di PSP di te, vuol dire che ho anche 100 di armor, quindi la differenza è 200. È ragionissimo, ma tu ora mi spieghi perché se il tuo core è Shura, per quale minchia di ragione ti veli Pesci? Cioè, è Pesci che è forte? Secondo me no, poi io... Hai perso, ti è morto l'unico che doveva sopravvivere. Cioè, come cazzo? Vabbè, io vi ripeto, secondo me voi, la maggior parte di voi è troppo fissata che sia Pesci core, ma Pesci non conta un cazzo. Ma soprattutto, lui con Saori a chi l'ha messo?
È perché ha fatto il contrattacco con Sasha e aveva colpito Shura. Vabbè, comunque dei danni sto team, cioè, pesci il danno, sì, pesci proprio. No, ma 3TT! lui con Sony Vabbè, non doveva Florida. mettere il marchio dell'immortalità a qualcuno? Cioè, No, che senso? ha fatto la skill per curare, ma non ha fatto in Ah, tempo a fare giusto. un'azione. Allora, io qui comunque, vedete, skill a 4, eh? Cioè, l'avete visto? È entrato sempre. Non è una critica, questo è giusto perché la spiegazione di questo personaggio è molto più semplice del previsto. Io ora vabbè, faccio qui perché voglio del base pure. Spiegazione di perché succede. La maggior parte, anzi il 99,9% dei personaggi, lui è l'unico che fa eccezione, ha una percentuale di entrata che però è soggetta al res. Infatti vi dice più status hit e cose varie. Lui no. Quindi lui è 70% dove lo status res dell'avversario non c'entra un cazzo. Sì, lui è un 70% naturale perché non è uno status. È come se, cioè lì tira una percentuale, ma io ho il 50 o 60 o 70% che entri. Non c'entra l'avversario, non È c'entra nulla, sempre non è uno quella. È questa status. cosa che è fortissima. E Daffodil qui non l'ho potuto provare. Mi dispiace a chi l'aveva consigliato nei commenti perché era full vita. Però qual è il concetto che voglio dirvi? Perché il suo video sta venendo lungo, lo so, però almeno è esaustivo in tutto, anche perché abbiamo avuto modo di provarlo in tutte le salse durante il tempo contro. E adesso che l'ho visto contro milioni di volte, so come counterarlo, perché è facile da counterare, ragazzi, pochi cazzi. Ed è molto facile da giocare, ovviamente. Però vi dico, lui è fortissimo. Chiunque abbia consigliato in base a 5 è un idiota. Senza offesa, cazzo, ti voglio bene. Però, non, come vedete, non serve a nulla. Perché è vero che può non entrare una volta, ma è una stack sola di sanguinamento. Non me ne frega nulla, perché l'altra è di Di veleno. veleno. Sì, infatti ha però due counter diversi, come avete visto. Tipo, adesso è entrato il bleed, non è entrato il veleno, che ci può stare. Il problema qual è? In un account come il mio, con la fornace, questo non vi serve a nulla. Perché il veleno, la riduzione, le cose, come vedete, non serve. Lo sciogli, punto. In un No, account free to play, sì. Cream. No, il veleno non è tanto per la questione delle deduzioni, è che arrivi, se tu ti entrano i veleni, arrivi prima alla soglia dei 5. I 5 veleni è quello che tira giù quella mazzata Hai 90-90-90-90-90-90. ragione, ma l'abbiamo visto adesso. L'ha mai fatta? No, perché non ci arrivano se tu ti porti dei DPS insieme. Sì, certo, no, ma nel Blade Team io Ci quello l'avevo arriva. detto, nel Blade Team lui probabilmente non è il primo DPS, o può No, ma essere, ma anche secondo negli me altri non può partite. essere considerato il primo, ma nemmeno l'unico DPS. Non No, esiste. Non ce la fa. l'unico, ma non c'è praticamente nessun DPS che può farcela da Shura. solo nel Shura. team. Shura può. Può come danno, ma è troppo pericoloso perché se te lo controllano sei fottuto uguale. No, perché fa le azioni anche se è controllato, ha uno scudo che si autotutela. No. Sì, però in generale un team con un solo DPS, uno solo, tu No, stesso vabbè, nel fa team fatica, per dicevi di l'amor di portarne Dio. due. Sì, ma infatti fa fatica, però può. Pesci, quello che io gli do come critica è che è un personaggio che però è quello che lo rende bello da giocare, attenzione, eh? Cioè nel senso io non sto criticando il personaggio di per sé, è solamente che dico a chi è free to play e l'ha overskillato, secondo me non serviva. L'unica cosa che vi concedo è la Bianca 5, ma non per l'entrata, perché come vedete è entrato sempre, ma No, non è fa molto oggi, più è entrato danno. sempre fisso, è che fa danno. Infatti io per quello la porterò a 5, perché quel 20% in realtà è un 60% perché sono 3 hit. Che poi può fare più volte, perché comunque tira Eh tre sì. bianche ogni volta, quindi è devastante il danno di sta skill. La nera è la seconda che usa, direi, continuo a pensarlo, perché comunque le stack su tutti, per quello che diceva Dario, sono forti, però a quel punto io le preferisco a UE, che sono un base, che poi non è che io sto criticando il base di come è stato fatto, perché per me è perfetto, perché sono stati bravi. A 3, alla stessa percentuale di entrata di queste a 5, che entrano No, sempre. Quindi. probabilmente più conviene fare la bianca è quella che conviene farlo, partire 3-3-3-5, poi 3-3 alzare la bianca fino a 5 a seconda del vostro budget e dopo alternare nera e Nera e rossa, cioè rossa, sì. Sì, non farei 3-5-5-5, ma farei piuttosto 4-4-5-5 aveste quei libri a disposizione. può Se ne avete di essere, meno può va bene anche con essere. meno. E poi se dovete un 4-5-5-5, poi alla fine tutto 5. Per Cioè la quanto rossa penultima. riguarda, sì, chiudiamo il video perché comunque è mezz'ora, ne riparleremo in live tanto, o comunque ci porterò un altro video fine settimana.
perché ne approfitto per provarlo sul mio con vari cosmi, perché Bloodhath l'abbiamo testato, ma lo proverò un po' in Daffodil, poi in base alle speed che decido di dargli proverò tra Venenderte e Thorn Snake, perché io ve l'ho portato così in un account come il mio, ma con dei cosmi a caso, avete visto. Ho messo solo il lifesteal perché quello gli serve e l'avevamo già appurato. I Baroque sono da cambiare, i Cross ci sono di meglio. I cross, a proposito, buildatelo così se potete. I rami vanno bene, ovviamente, non è che servono per forza i Baroque, ma nei gialli mettete cross. Non perché su di lui siano più forti, ma semplicemente il meta è totalmente fisico. Non ci sono DPS cosmici tranne Manigoldo. Insomma, È un po' siamo capiti, saga eh? proprio. No, è true damage, saga, quindi fregatevene. Non mi interessa, nessuno lo porta full DPS, quindi non è un problema. Portatelo così se riuscite, e lui farà questi numeri. I numeri di un personaggio fortissimo, quindi per chi se lo continua a chiedere, io vi dico, pullatelo, fatelo, ma non overskillatelo, non serve. Non è che non serve, banalmente. Fatelo 3-3-3-3-5 e lui sicuramente sarà fortissimo. L'unica cosa è RNG. Cioè, se No, non poi più avete che la fornace altro che vi tutela, RNG. Se entra, potete vincere. Se non entra, ne tenete fate sempre cazzo. presente che tanto una volta che avete fatto il rebate, le extra skill potete farlo in qualunque momento, non avete vantaggio a farlo immediatamente. È il motivo per cui a me è a Guardate, 4, cioè la faccia a 5 quando shardo la copia. Banale, ma già. no, ma dico anche senza shardare, cioè anche facendo la libri, non siete obbligati a farla subito. Sì, Voi infatti. dovete prendervi il rebate e poi valutate se vi serve proprio. Probabilmente vi accorgerete che una volta buildato bene non vi serve neanche skillarlo troppo. No, no. È un personaggio che è stato pensato e fatto bene. Per una volta veramente complimenti perché l'hanno fatto bene. Perché non va overskillato, i cosmi non sono complessi, è molto fatto bene questo personaggio. E non può fare vincere da solo, eh. Cioè può farlo come non può farlo, non è È un certo. centrale di immortalità? Uno dei due Non che c'è, impedisce. no, non funzionano quei cosmi, non funzionano. Non sono No. credibili ormai perché c'è Thanatos, non sono credibili. Ah, beh, te l'ho disabilito io Potete, poi. stessa cosa, Thorn Snake e Venenderte, stessa cosa per chi se lo chiedeva, Fuchsia me la do, dipende da cosa. Da come è speedato. L'avete visto comunque nelle comp mie. Io ora Adamante ce l'ho dopo, perché tanto non skillo mai il primo turno, perlomeno, quindi è un energy, non mi cambia la vita. Attenti solo a quello. Grazie per aver visto il video, spero di essere stato esaustivo stavolta. Spero che Dario vi abbia convinto se farlo o meno se siete free to play. Noi ci vediamo tranquillamente in live, ma sarà venerdì e con un gioco totalmente particolare. Io vi dico, siate in tanti perché potete giocare con noi. È su Senseiya, eh? Tranquilli. Il target è Senseiya, però potete giocare tutti. Ciao ragazzi! Ciao!